speciale lezioni, ben ritrovati. Continuiamo questo percorso, questa camminata tra le città impegnate in questa campagna elettorale. Siamo e torniamo a Falconara. Intanto vi faccio vedere subito la pagina internet clementerossi.net, e così abbiamo già svelato che è Clemente Rossi il nostro ospite nei nostri studi. E qui nel sito vedete cosa è stato fatto, ma a noi ci interessa di più, perché è più interessante sapere che cosa succederà. Intanto gli diamo il buonasera e ben ritrovato. Grazie, grazie mille. Allora, volevo vedere anche, farvi vedere, mi preme, la pagina Facebook, eccola qua, di Clemente Rossi. Anche qui è una bacheca, per cui potete lasciare il vostro messaggio, magari qualche critica, purché sia costruttiva, e perché no, magari anche qualche consiglio utile per migliorare la città. Sempre aperto, no Rossi? Certo, sempre, i consigli sono sempre utili, specialmente in questo periodo di grandi e efficaci proposte. Oh, lei vive Falconara da vicino, la vive da falconarese. Che aria tira a Falconara? Qual è la situazione alla luce poi di questa crisi economica? Sì, a Falconara si respira un clima di grande attesa, non solo e non tanto per le elezioni che faremo il 26-27 di questo mese, di grande attesa perché i cittadini falconaresi vogliono un futuro, vogliono qualche cosa di diverso, vogliono che possiamo insieme costruire veramente qualche cosa di buono per la città. Per cui costruirla insieme vuol dire anche aprirsi un po', no? A essere più trasparenti, più vicini. Qualcosa era già stato fatto, il sindaco che incontrava la popolazione, magari facendo queste riunioni serali. Tra l'altro, appunto, il sindaco Brandoni contento di questi incontri. Si continueranno a fare? Fin dal primo momento abbiamo cercato di avere un colloquio con la gente, con i singoli cittadini, con le famiglie. Le giunte in piazza sono state un fiore all'occhiello per la nostra amministrazione, ideata anche dal nostro sindaco. Credo che bisognerà continuarle, e soprattutto bisognerà non solo, affinché siano ancora più efficaci, entrare ancora più dentro i problemi, non solo i problemi singoli, che ce ne sono tanti, ma i problemi un po' più a vasto raggio che contemplano il futuro della città e lo sviluppo del territorio. Oh, questa parola magica, la trasparenza, vedo che viene usata praticamente da tutti i candidati, che siano questi di Falconara oppure di Ancona. Trasparenza negli atti, trasparenza nelle scelte, nella strategia generale del comune. A Falconara è mancata e si può fare meglio. Guardi, molto è stato fatto in proposito. Forse i cittadini tutti non sanno che possono chiedere l'accesso agli atti. Qualunque atto non è patrimonio degli assessori o dei singoli consiglieri o dei dirigenti e degli impiegati del comune, dei funzionari. È patrimonio di tutti i cittadini. Possono fare una richiesta precisa, entro 30 giorni l'amministrazione deve rispondere e lo ha sempre fatto. Mi preme ricordarvi, questo è il sito di Clemente Rossi, che è clementerossi.net, dove potete trovare tutto il progetto scritto nero su bianco, e riguarda chiaramente la città a 360 gradi, per cui è praticamente impossibile in una trasmissione raccontarlo. Però davvero è particolareggiato, non manca nulla. Nel caso dovesse mancare nulla, c'è ancora tempo a cambiarlo, vero Rossi? Guardi, sicuramente questi ultimi giorni sono interessantissimi, perché sia sul sito sia sui blog da più parti vengono una serie di proposte. Alcune sono veramente da approfondire, interessanti per tutti quanti noi, specialmente noi che siamo un po' dentro la macina di questa kermesse elettorale, che è sempre più ficcante e secondo me, per me, entusiasmante. Certo, è difficile per il cittadino entrare un po' in una logica che possa guardare alle scelte di un'amministrazione a 360 gradi, no? Spesso e volentieri il punto di vista è il nostro problema, e allora si chiede al municipio: guarda, io ho bisogno che tu la strada me la faccia lucida, perché io ci devo passare con la carrozzina, con il bimbo, e per cui non voglio le buche.
Spesso sì. No, noi cittadini facciamo questo errore. Sì, guardi, io mi sono interessato sempre anche dei piccoli problemi, però ogni volta, ogni più piccolo problema, ho cercato di raccordarlo con l'interesse più generale. Qualche volta è più semplice, qualche volta è più difficile, ma ogni volta c'è stato questo sforzo da parte mia, ma credo anche dagli altri colleghi consiglieri e assessori. Oh, vogliamo parlare un attimo dello zero positivo? Che cos'è? Ma guardi, per me è una grossa novità, non lo conoscevo assolutamente, è un'associazione, credo che sia collegata anche a livello nazionale, trova un punto di riferimento piuttosto valido nel comune di Montemarciano e proprio qualche giorno fa mi ha fatto delle proposte attraverso il sistema Twitter, dico bene, sì. Anche per me è una bella novità questa, e una serie di proposte interessanti, alcune da approfondire, di carattere più generale, altre forse ci sarebbe da discutere, altre invece molto molto puntuali. Puntuali, per cui il zero positivo, insomma, in qualche modo si pone in positivo anche qui per proporre, per sì. Costruire insieme il futuro. Futuro sì. Che lo ricordiamo tutti, è reso complicato dalle leggi, il patto di stabilità, la spending review hanno tagliato di tutto e soprattutto le entrate. Adesso che cancellano l'IMU della prima casa, i comuni, insomma, tremano. Questo è un grande problema, però sull'IMU relativa alla prima casa occorre fare una piccolissima riflessione. Perché sull'IMU va sospesa o comunque tagliata sulla prima casa? Perché sulla prima casa gli italiani hanno scommesso gran parte della loro vita. Hanno speso non solo e non tanto in termini di quattrini, quindi di sacrifici economici, fa parte della cultura dell'italiano. D'altra parte, per anni sono stati invitati a comprare le case, a comprare la propria casa, il tetto per sé e per i propri figli. Non sono disposti a fare ulteriori sacrifici, fa parte della nostra tradizione. In questo senso l'Italia, gli italiani non è disponibile ancora a versare del proprio sangue, diciamo, attraverso un'imposizione che è sicuramente antipopolare. Rossi, il comune di Falconara, per far quadrare i conti, che in qualche modo avevano imboccato un percorso in negativo importante, diciamo così, 5 anni fa, ha attuato due pesi e due misure, nel senso che si è guardato a contenere i costi della macchina amministrativa e si è cercato in qualche modo di non far pagare ai cittadini sotto forma di tasse quelli che erano appunto i debiti accumulati. Non erano due misure, ma è una misura sola, che è quella appunto della convenienza nel far tornare i conti. Adesso come si fa a far andare una macchina con meno assessori e anche meno consiglieri, perché è prevista una riduzione del numero dei consiglieri, e diventa complicato. È un tantino complicato, però bisogna sostituire la mancanza di consiglieri con forme più partecipate di democrazia. All'inizio del mio mandato io avevo l'idea che il Consiglio Comunale avesse la pienezza della rappresentatività di una città. E dal punto di vista formale, proprio perché c'è il crisma delle elezioni, questo è vero, però mi sono accorto progressivamente, quindi giorno dopo giorno, che manca il contatto diretto e articolato con la città. Una città è una cittadinanza, è una situazione sociale che si va evolvendo nelle sue espressioni nuove e sempre più complessa, e quindi un collegamento con le espressioni più vive della città e i bisogni più stringenti occorre che noi lo realizziamo anche attraverso un'ingegneria istituzionale che non, in questo momento non so esattamente delineare, però bisogna approfondire, occorre approfondire fin dai primi le prime settimane del prossimo mandato. Questa è la risposta di Clemente Rossi, eccolo qua, Uniti per Falconara con Brandoni
rinnovato sindaco. Questa è la pagina Facebook, mi preme farvi vedere anche la pagina internet di clementerossi.net, dove trovate tutte le informazioni utili per conoscere meglio anche, tra l'altro, Clemente Rossi, che ha una lunga esperienza lavorativa. Le faccio questa domanda: quanto sta cambiando questo mondo così veloce? Intanto Twitter, Facebook accelera moltissimo anche la comunicazione, e spesso anche questa comunicazione viene usata anche, c'è chi la usa bene e, come al solito, c'è chi la usa invece per scopi diversi. Un suo giudizio. Io do questo giudizio: è fondamentale utilizzare i nuovi sistemi di comunicazione, non se ne può fare a meno, ma non appartiene solo ai giovani, ma anche ai meno giovani. Io però ritengo che, oltre a questo, deve essere un mezzo, un canale. Ritengo che il contatto personale, il vis-à-vis, guardarsi negli occhi ed esprimere effettivamente ciò che noi pensiamo, non sia e non possa essere sostituibile. E questo l'impegno e l'ispirazione che mi ha condotto sempre in questi anni, ed è questo anche l'ispirazione con cui sto conducendo questa propositiva e positiva campagna elettorale. Rossi, c'è anche un'altra richiesta che è arrivata nei giorni scorsi. Chiedete ai candidati a sindaco di Falconara se è possibile mettere la connessione wireless, per cui la navigazione in internet gratuita, in spiaggia, lungo la spiaggia di Falconara. Secondo lei sarà mai possibile? È sicuramente possibile. L'abbiamo già messo in due piazze della città. La prossima sarà sicuramente tutta la spiaggia di Falconara. Questa è una bella notizia. Sì, sì, è un impegno preciso su cui abbiamo già individuato anche alcuni cespiti nell'ambito del bilancio. È una bella operazione, tra l'altro è stata fatta anche qua ad Ancona, finalmente anche in Italia, dove siamo come al solito in ritardo, anni luce, sta arrivando questo wireless, questa connessione ad internet gratuita nelle piazze, nelle strade della città. Però serve comunque migliorare anche, visto che vogliamo aumentare la partecipazione da parte della gente, anche i luoghi di aggregazione. Qui cosa si può fare? È un argomento un po' delicato questo, perché luoghi non ne abbiamo tanti. Quelli che ci sono stati tramandati dalle passate amministrazioni, li stiamo utilizzando tutti. Non siamo quindi all'anno zero. Proseguiamo anche un certo tipo di politica che è stata avviata negli anni precedenti, però al tempo stesso cerchiamo di nuovi luoghi nuovi. Faccio un esempio: la Corte di Castelferretti, che vedrà la luce, la nuova Corte di Castelferretti, che vedrà la luce fra, io penso, un anno, è espressamente dedicata ad accogliere le associazioni, e quindi i giovani, ma anche i meno giovani, chi vuole utilizzare il tempo libero in qualche modo, in maniera franca e positiva, potrà usufruire di questi nuovi locali. Rossi, senta, cosa possiamo fare per questi giovani? Fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro, la scuola li prepara, ma spesso e volentieri diventa un parcheggio l'università, e stanno lì magari anche fuori corso degli anni in attesa che succeda qualcosa. Cosa possiamo fare noi adulti perché loro possano incominciare a costruire il loro futuro? Allora, prima di tutto è l'ascolto. Ascolto continuo, perché hanno veramente una forza esplosiva al loro interno. Non dobbiamo reprimerli, dobbiamo capire quelle che sono le nuove le esigenze, e anche fare quando è il momento, quando sarà il momento, ed è tra poco, lo sarà veramente, tra non molto, non parlo di tempi lunghissimi, ma di tempi abbordabili, dobbiamo fare qualche passo indietro e dare anche la nostra esperienza, la nostra possibilità, anche quello che rimane, la nostra intelligenza, anche a supporto di questi giovani. Al tempo stesso, creare le condizioni affinché si creino situazioni per cui possono essere impiantate nuove imprese, nuove occasioni di lavoro, nuove possibilità per il futuro di questi giovani. Va ricordato anche che a Falconara c'è un numero importante, cioè 800 persone sono senza posto di lavoro, sono in cassa integrazioni, sono ferme. Anche queste ovviamente stanno aspettando delle risposte. Sì, questo è un argomento delicatissimo. Ci sono trattative in corso, i sindacati stanno facendo del loro meglio.
Anche la regione sta dando il proprio contributo, occorre dirlo in maniera onesta. Il sindaco e il comune è sempre presente su questi problemi. Al tempo stesso, però, credo che occorrerà cercare di in qualche modo pensare di riconvertire alcune attività e dare la possibilità nel territorio di Falconara, che è un territorio vocato per i servizi, per nuove imprese e per nuove possibilità di lavoro. Certo, Rossi, che non si può nascondere che l'API è un'azienda ingombrante a Falconara, ma è e resta un polmone economico per la città tutta. Sì, l'API riprenderà il proprio lavoro dal 1 luglio, hanno realizzato un accordo possibile, una buona mediazione, io spero che tenga questa mediazione e possa ricominciare a produrre. Al tempo stesso però anche l'API deve poter riconvertire gradualmente la propria capacità di produzione e il proprio prodotto, in modo che si vada progressivamente e gradualmente sempre più verso fonti rinnovabili di energia. C'è Clemente Rossi nei nostri studi questa sera a progettare il futuro con voi e per voi, questo è un po' lo slogan, vuol dire che anche la cittadinanza tutta è chiamata a dare il proprio contributo e non aspettarsi sempre che arrivi la manna dal cielo e poi dopo magari lamentarsi perché c'è un sapore che non piace. Anche questo la gente lo deve capire. La partecipazione è importantissima, la vicinanza degli amministratori e di chi come me offre un po' del suo tempo o un po' tanto in questo periodo ovviamente è fondamentale. Il contatto con le persone è insostituibile, siamo persone prestate alla politica e quindi non professionisti della politica ma innamorati della politica e al tempo stesso siamo persone controllabili sotto ogni punto di vista. Mi passi questo termine perché anche il nostro stile di vita può essere rilevato in qualsiasi momento. Al giorno d'oggi questo non è poco. Negli ultimi anni, poi tra l'altro Falconara, insomma, tra l'aeroporto, tra il nodo ferroviario importantissimo, adesso addirittura c'è un'uscita dell'autostrada ulteriore che cerca di sbrogliare un po' il traffico della città di Falconara. Si sarebbe mai aspettato una crescita così repentina di Falconara? E secondo lei, così a naso, alla luce poi dei suoi 5 anni di esperienza in comune, si sarebbe mai aspettato, ma che cosa succederà della città di Falconara? Crescerà ancora oppure si assesterà e incomincerà a lavorare di fino? Guardi, io non mi auguro un inurbamento come c'è stato negli anni 70-80. Mi auguro che la città rimanga al suo livello. Un moderato inurbamento lo ritengo un fatto utile perché è un segnale di crescita della città. La possibilità di dare la residenza a certi livelli di cittadini che vogliono alcune abitazioni gradevoli, non grandi, non elevata altezza, in posizione anche panoramica. Queste cose in maniera misurata ed equilibrata sono una cosa da augurarsi. Al tempo stesso però il sistema infrastrutturale deve subire delle modifiche e una razionalizzazione in modo tale che Falconara non debba essere soffocata dall'immenso traffico che ancora la soffoca fino ad oggi. E allora a questo punto, nelle prossime comunali a Falconara, perché mettere la croce su Uniti per Falconara con Brandoni sindaco e perché aggiungere il nome Clemente Rossi? Semplicemente perché abbiamo dato l'esempio di buona amministrazione, perché siamo disponibili nei confronti delle persone, come ho detto siamo controllabili da parte di tutti e non è poco anche dal singolo cittadino e perché amiamo questa città, la vogliamo diversa. Grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie a tutti. E grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento è fra 2 minuti per la seconda parte dello speciale elezioni. A fra pochissimo.